Si arriva a questa partita con grande agitazione. La Salernitana sembra destinata ad una retrocessione impronosticabile dall'esterno. Eppure uno spogliatoio ha dimostrato che sono tante le spine che può contenere. Ma penso che nessuno si aspettasse a inizio anno un campionato del genere da parte della Salernitana fino a questo punto. Chiaramente le ambizioni erano diverse, soprattutto dopo lo scorso anno dove la Salernitana si era salvata con molta facilità. Quest'anno non so le dinamiche dello spogliatoio all'interno come sono andate, però significa che qualcosa non è andata per il verso giusto e ne sta pagando ora le conseguenze. Anche a Lecce non tirano buona aria. Un tuo parere, se due giocatori litigano in campo, non vengono licenziati, ma se il gesto deprecabile è dell'allenatore, funziona un po' diversamente. Non ti sembra una delle ipocrisie di come si vive il calcio oggi? Sì, ma purtroppo in Italia si va dietro alle dicerie, poi si pensa poco alle cose reali. Purtroppo D'Aversa è incappato in un episodio spiacevole, forse dettato dalla rabbia, dettato dalla sconfitta, visto che Lecce ha perso con il Verona uno scontro salvezza e non è riuscito a mantenersi calmo. Però sono cose che non devono succedere, non devono accadere, anche perché bisogna sempre dare l'esempio a chi ci guarda da casa. Ora anche i salentini sono stati risucchiati nella lotta salvezza, dalla quale sembra tagliata fuori la Salernitana. Un punto nelle ultime 5 partite, proprio come Granata. Ma il campionato nella bassa classifica è tutto ancora da decifrare. Purtroppo la Salernitana è un po' staccata dalle altre concorrenti per non retrocedere. Sicuramente sarà una lotta aperta fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo. La salvezza se la giocheranno quelle 5-6 squadre che vediamo ora in classifica. Di queste poi, se la Salernitana non dovesse riuscire a fare il miracolo come i tifosi di Granata sperano, se ne retrocederanno altre due. Un passo indietro lungo 13 anni. Eri in una Salernitana fatta di uomini veri che senza grossi mezzi economici fece parlare di sé l'Italia accarezzando un sogno, la promozione in B, poi svanita. La serie cadetta non arrivò per poco, ma per tutti voi quello rappresentò un riscatto. Ma penso che quell'anno per tutti noi che eravamo parte di quel gruppo fu indimenticabile ed è sempre piacevole ricordarlo, nonostante le difficoltà che attraversammo in quella stagione. Purtroppo perdemmo la finale con il Verona, mi ricordo bene, eravamo favoriti secondo me con una società forte alle spalle, avremmo vinto il campionato senza ombra di dubbio, però varie vicissitudini poi ci portarono, anche se non mi ricordo male, dei punti di penalizzazione. In quell'anno veramente ci ricompattammo tutti e cioè, fu una grande stagione. Oggi quanto in basso nella scala del calcio bisogna scendere per ritrovare quei valori? Bisogna scendere tanto, ma purtroppo cambiano i tempi, cambiano gli anni, cambiano varie vicissitudini, quindi secondo me altre stagioni così è difficile rivederle anche in futuro, perché poi quei gruppi si creano solo una volta, secondo me, alla fine ora ci sono altre cose, quindi è difficile veramente ritrovare un gruppo del genere.